Eccola la formazione della Roma che è scesa in campo con la maglia rosa-nero del Palermo e l'ha tenuta per tutti i preliminari, suscitando l'approvazione ed anche la commozione dei tifosi presenti. I giallorossi sono in campo con Gregori, Oddi, Gerolin, Mastrantonio, Baroni, Righetti, Berggren, Desideri, Agostini, Di Carlo e Baldieri. In panchina a disposizione di Eriksson, Peruzzi, Procesi, Bianchi, Palermo e Impallomeni. La nazionale olimpica sovietica replica con Karin, Vorobiev, Pancik, Afanasyev, Yanonis, Tishenko, Yuri Savichev, Nikolai Saichev, Slivarov, Luti e Morozov. In panchina Cedisa, Surkristov, Dimitriev, Metashvili e Mikhailov. L'arbitro dell'incontro è l'anese di Messina. Per quanto riguarda la nazionale olimpica sovietica, c'è da dire che ha già sostenuto una gara amichevole nella sua tournée italiana, vincendo per 1-0 con il Modena. La formazione sovietica presenta alcune individualità di rilievo, come i gemelli della Torpedo Mosca, Yuri e Nikolai Savichev, il primo dei quali è un centrocampista con spiccate qualità offensivistiche, se è vero come è vero, che con il suo club ha già firmato 12 reti. Negli ultimi 6 incontri, 5 amichevoli e uno di qualificazione olimpica, l'Unione Sovietica ha ottenuto 5 vittorie ed un pareggio, uno 0-0 con la Norvegia, sulla strada che porta alle prossime Olimpiadi di Seul del 1988. Da seguire comunque con attenzione anche il portiere Karin, che viene un po' da tutti considerato il vero e proprio erede del grande Dasayev. Ancora Baldieri in azione, molto bravo, verso Di Carlo, il tocco ancora per Baldieri che mette al centro, Agostini non trova lo spazio giusto per battere a rete, comunque pregevolissima questa azione offensiva giallorossa impostata da Baldieri, ancora una volta il più attivo in questo primo tempo e rifinita molto bene da Di Carlo per Agostini. Ora è Desideri che è andato alla battuta dell'angolo, suo ancora il cross molto lungo per Baroni che svetta ma viene anticipato da Yanonis. Nikolai Savichev verso Tishenko. La Roma riconquista il pallone a centrocampo, Baroni, l'intervento di Sliarov, Oddi controlla la situazione, serve all'indietro Gregori. Ancora Oddi, Baroni, Righetti, Berggren. A cercare Baroni, su di lui ha commesso fallo Vorobiev, calcio di punizione in favore dei giallorossi. Alla battuta va Desideri. Esce Karin in perfetta scelta di tempo. Nessun problema per lui. Riparte ora l'Unione Sovietica con Morozov. Tentativo di Oddi fallito. Ancora in avanti Nikolai Savichev che scarica il destro. Palla sul fuoco. Applausi comunque per Nikolai Savichev che abbiamo visto inquadrato di spalle. Di Carlo, Agostini. Il lancio sulla destra a premiare lo scatto di Gerolin che non riesce a mantenere il pallone in gioco. La rimessa laterale è in favore dell'Unione Sovietica. L'ha effettuata Anafasliev, all'indietro per Vorobiev, che ha servito dunque il portiere Kari. Nikolai Savichev, Vorobiev, Pancik. Lungo il lancio per lo scatto di Morozov che commette fallo ai danni di Oddi, prontamente rilevato dal direttore di gara all'anese di Messina e il gioco è ripreso con il calcio di punizione già battuto dalla Roma. Desideri, Oddi,
Colpo di testa di Iannonis. Ancora Baldieri che non riesce ad evitare l'arcigno Iannonis. Ha commesso fallo il giallorosso, la punizione è stata battuta dallo stesso giocatore sovietico. Pancic. Sfiora la palla Nikolaj Savicev, l'ultimo a toccare è stato un romanista, dunque l'Unione Sovietica effettua la rimessa con Vorobiev. Pallone che non filtra, lo aveva toccato Yuri Savicev e la Roma può ripartire in contropiede con Agostini. Desideri, Agostini, Berggren, fermato Berggren da Iannonis, riconquista la palla il danese della Roma. Di Carlo Desideri, manovra avvolgente da parte della formazione giallorossa che avete visto non trovando spazio sufficiente sulla sinistra, stava provando una manovra di aggiramento. Il gioco però è stato interrotto perché un romanista ha commesso fallo proprio a centrocampo ed ora possiamo apprezzare questa manovra sulla destra di Nikolaj Savicev che chiama alla collaborazione Vorobiev, Pancic, Morozov, ancora il lancio di Nikolaj Savicev, ma la retroguardia della Roma non corre pericoli, inquadrato ora Gregori. Agostini non supera Afanasliev. Gerolin, Agostini, Baldieri non può raggiungere il pallone, il passaggio non molto preciso per la verità era stato di Agostini. Yuri Savicev si è fatto luce sulla sinistra, Pancic, Morozov non aggancia il pallone, è ancora tra i piedi dei giallorossi, Di Carlo. Il lancio verso Baroni, preceduto dall'intervento di Tishchenko. Ci avviamo praticamente alla mezz'ora del primo tempo. La Roma è sempre in vantaggio per una rete a zero. Il gol lo ha firmato Berggren. Ed ecco il fallo di Mastrantonio su Nikolaj Savicev. E l'arbitro olandese assegna il calcio di rigore alla nazionale olimpica sovietica. Nessuna protesta da parte dei giocatori giallorossi. Il contatto c'è stato tra Mastrantonio e Nikolaj Savicev. Ecco che abbiamo la possibilità di rivedere. Forse non è stato volontario l'intervento falloso del giovane Mastrantonio. L'arbitro dell'incontro ha deciso per il calcio di rigore che Liuti trasforma, portando così il risultato sull'1-1. Dunque alla mezz'ora circa del primo tempo l'Unione Sovietica Nazionale Olimpica ottiene con Liuti sul rigore il gol del pareggio. Naturalmente il risultato non conta. I giovani giallorossi stanno cercando di mettersi in luce, stanno cercando di giocare con la giusta determinazione, con la giusta concentrazione, perché hanno la possibilità, qualcuno di loro più degli altri se vogliamo, di mettersi in luce proprio davanti ad Eriksson. Gerolin. Di Carlo, fermato Di Carlo, Tishchenko, si fa vedere Afanasliev sulla sinistra, fronteggiato dallo stesso Di Carlo, poi giunge anche Vorobiev, ancora Tishchenko che allarga in direzione di Iannonis.
Nikolaj Savicev, giocatore con la maglia numero 8, gemello di Yuri Savicev, due tra i più dotati sotto il profilo tecnico di questa nazionale olimpica. Mastrantonio ha recuperato il pallone. L'apertura sulla destra dove si era portato Baldieri è imprecisa. Pancic, Tyshenko, prova l'affondo sulla destra, effettua il cross, c'è un pericolo proprio davanti a Gregori, sventato però dall'intervento in scivolata di Emidio Oddi. Oddi ha preceduto di un soffio Liuti, il giocatore che pochi istanti fa sul rigore ha firmato il gol del pareggio. Unione Sovietica che va a battere il calcio d'angolo con Nikolaj Savicev. Mette fuori aria Gerolin, tenta la botta Pancic. Pallone poi che termina in fallo laterale per la rimessa affidata alla Roma. L'ha effettuata Desideri direttamente su Gregori. Poi Righetti, ancora Desideri, Di Carlo, fallo su Di Carlo commesso da Afanasliev. Berggren, autore del gol che ha portato in vantaggio la Roma al quarto d'ora. Va via molto bene sulla sinistra Yuri Savicev. Mette a sedere Oddi, effettua il cross lungo dove svetta Baroni. Gerolin. Baldieri ingaggia il solito duello con Iannonis. Di Carlo. L'inserimento di Gerolin non viene premiato, ma riparte ancora la Roma con Baldieri. Gerolin, eccolo in possesso di palla. Berggren viene fermato in modo irregolare. Agostini aveva prontamente e giustamente effettuato la sponda, ma il danese giallorosso è stato fermato in modo falloso, dunque gioco interrotto e calcio di punizione in favore della Roma. Siamo al 35esimo minuto del primo tempo, 1-1, il risultato tra Roma e Nazionale Olimpica Sovietica. I gol sono stati realizzati da Berggren al quarto d'ora e da Liuti sul rigore al 29esimo. Di Carlo, gran botta, il portiere Karin non riesce a trattenere il pallone che poi schizza in calcio d'angolo. Buona l'esecuzione del calcio di punizione da parte di Tonino Di Carlo, un violento sinistro che ha impegnato in modo severo Karin. Colpo di testa di Baldieri che svetta più in alto di tutti pur non essendo il più alto. Ottima la sua scelta di tempo, mira però non troppo precisa e pallone sul fondo. Tyshenko. Sono molto rapidi questi giocatori sovietici, tutti preparati assai bene sotto il profilo atletico. Sono inesauribili, dinamici e tutti anche di taglia prestante. Il calcio di punizione è stato battuto da Tyshenko a cercare Vorobiev. Viene messo a terra da Baldieri. Si scusa il giallorosso, il calcio di punizione in favore della formazione sovietica. La battuta a Vorobiev.
scivolata in tuffo, anzi per poco Pancic non riusciva a giungere puntuale sul pallone. Ora i Baldieri, che si incarica insieme a Gerolin di portare in avanti la palla, poi Desideri che affida a Mastrantonio. Desideri ancora. Pancic ha messo ben lontano dalla propria area, poi Vorobiev, quindi Afanasliev, che sbaglia però il servizio in modo banale, tendeva a raggiungere Yuri Savicev. Desideri. Gerolin, Desideri, Baroni, anzi Baldieri. Forse c'era un fallo su Baldieri, l'arbitro lascia proseguire. Pregevole disimpegno da parte di Baroni. Desideri, ancora Baroni sulla sinistra che viene messo a terra da un intervento di Vorobiev. Resta a terra Marco Baroni. Scontro fortuito, aereo, è caduto malamente il difensore giallorosso, prontamente soccorso dal medico sociale dottor Ernesto Alicicco e dal massaggiatore Rossi. Nulla di grave comunque per Marco Baroni quando siamo giunti esattamente al 39esimo minuto del primo tempo. Roma e Nazionale Olimpica Sovietica sono sull'1-1. I gol, lo ricordo ancora una volta, sono stati realizzati da Berggren al 15esimo e da Liuti al 29esimo su calcio di rigore. Calcio di punizione ora di Desideri e per poco Berggren non riusciva a precedere Karin. Contropiede russo, Yuri Savicev sulla sinistra, il tocco per Liuti e poi il tiro che passa però ben distante dalla porta difesa da Gregori. Oddi, Gerolin lascia sfilare il pallone, poi ingaggia un duello atletico con Afanasliev che si aiuta, commette fallo, calcio di punizione battuto. Morozov, Liuti, il suo tiro di sinistro passa distante anche questa volta dalla rete romanista. 5 minuti all'intervallo, risultato 1-1. Tutto sommato divertente questo primo tempo, giocato a buon ritmo, con buona determinazione, e si può dire che i 15.000 della favorita si sono sicuramente divertiti. Ora seguiamo Baldieri. Numeri di Baldieri, lungo cross dove c'è Agostini che può mettere la palla a terra, però effettua un tiro assai impreciso, è venuto fuori praticamente un cross che ha tagliato per intero la luce della porta sovietica, compagni e avversari sorpresi dall'esecuzione del centravanti giallorosso e azione sfumata per la Roma. Oddi, guadagna un calcio di punizione Oddi, che si appresta lui stesso a battere in direzione di Gerolin. Desideri, servito da Mastrantonio. Berggren va a dettare il passaggio, il pallone però viene respinto dai sovietici, ma resta ancora in possesso dei romanisti con Baroni. Righetti commette fallo ai danni di Sliarov.
Yuri Savicev, mezzo a due giallorossi, perde il pallone, il passaggio all'indietro lo ha effettuato Di Carlo. Mastrantonio. Bregdi. Il tocco per Agostini, ancora Berggren. È stato commesso fallo su di lui, va a battere il calcio di punizione Desideri. Baldieri fermato dall'intervento di Yuri Savicev, poi Tischenko, servizio per Pancic. Afanasliev cambia gioco indirizzando sulla destra dove riceve Vorobiev. Colpo di testa di Sliarov per Nikolaj Savicev. Liuti, possesso di un buon sinistro, questa volta non tenta la conclusione, allarga il gioco per l'inserimento di Yuri Savicev e Nikolaj Savicev giunge con un attimo di ritardo all'impatto con il pallone. Inquadrato Nikolaj Savicev. Pallone era terminato in fallo laterale, la rimessa è stata effettuata dalla Roma. Colpo di testa di Di Carlo per Baldieri. Righetti. Il lungo lancio di Righetti sulla sinistra, troppo lungo però per Di Carlo. Vorobiev. Nikolaj Savicev, ancora Vorobiev. Nikolaj Savicev lo affronta con estrema determinazione Mastrantonio, il quale commette fallo, dunque giusto il calcio di punizione assegnato dall'arbitro lanese ai giocatori russi. Un minuto e mezzo all'intervallo, risultato 1-1 tra Roma e Nazionale Olimpica Sovietica. Va il terzino Vorobiev alla battuta. Nessun problema per Gregori. Pancic. Afanasliev. Sventola il guardaline sotto la tribuna centrale. Posizione irregolare, era terminato Sliarov, dunque gioco interrotto. E l'arbitro lanese va a rimproverare il giocatore sovietico che aveva sollevato qualche protesta. Gerolin. Agostini, ancora Gerolin. Di Carlo. Agostini, Mastrantonio, Di Carlo, Desideri, all'indietro per Gerolin, sbagliato il passaggio per Agostini. Riparte la nazionale sovietica. Yuri Savicev verso il gemello Nikolaj, che non riesce però a effettuare il cross. Quando partono in contropiede questi giocatori, francamente sono difficili da controllare, da frenare, per la loro carica agonistica, ma anche proprio per la loro taglia fisica. Oddi. Desideri. Agostini. Desideri ancora all'indietro per Mastrantonio, poi Righetti invita alla manovra Oddi. Gerolin, Baldieri, lotta caparbiamente con Iannonis, Baroni,
fallo commesso da Afanasliev, calcio di punizione in favore della Roma. Berggren ha un felice controllo, poi il suo tiro si trasforma in cross avendo colpito il pallone in maniera sporca, nessun effetto. Poi il colpo di testa di Gerolin e pallone sul fondo. Inquadrato Manuel Gerolin, ma il pallone in pratica è stato deviato dal corpo di un giocatore sovietico. Ecco il perché di questo calcio d'angolo in favore dei giallorossi, che va a battere Di Carlo. Mette fuori area Iannonis. Morozov. Yuri Savicev, avete visto i giocatori della Roma tutti fermi, ancora Savicev, entra in area, il suo tiro del gol. Allo scadere del primo tempo l'Unione Sovietica passa in vantaggio per 2-1. Il gol lo ha realizzato Yuri Savicev, molto abile nell'infilarsi nel corridoio di sinistra, con i giocatori della Roma fermi in linea, aspettandosi praticamente il passaggio e poi il logico fuorigioco. E dunque gol dell'Unione Sovietica che passa in vantaggio per 2-1. In pratica finisce il primo tempo, finisce anche la nostra breve sintesi. Nel secondo tempo il risultato non muta, dunque l'amichevole di Palermo è stata vinta dall'Unione Sovietica sulla Roma per 2-1. I gol: Berggren al 15°, Liuti su rigore al 29°, e proprio allo scadere del primo tempo Yuri Savicev. Grazie per l'attenzione a voi tutti, buonasera.